Benvenuti su News Flash Italia. Vi invitiamo a lasciare un like, commentare e attivare la campanella per rimanere sempre aggiornati sulle ultime notizie. Grazie! Il 26 marzo del 2018 il mondo dello spettacolo ha perso una delle sue icone più amate, Fabrizio Frizzi. A soli 60 anni il conduttore è venuto a mancare, lasciando un vuoto incolmabile nel cuore di chi lo ha conosciuto e amato, soprattutto nella moglie Carlotta Mantovan e nella figlia Stella. Stella, che aveva solo 5 anni al momento della scomparsa del padre, ha pochi ricordi di lui. Tuttavia, la mamma e la zia famosa Antonella Clerici si sono sempre adoperate per raccontarle quanto fosse speciale Fabrizio. La piccola, che ha compiuto 11 anni lo scorso maggio, ha ereditato molti hobby dal padre, come il pianoforte, il mare e l'equitazione, e si dedica con passione a tutte le sue attività. Accanto a Carlotta e Antonella c'è anche lo zio VIP di Stella, Carlo Conti, grande amico di Fabrizio. Sia Antonella che Carlo erano tra le persone più vicine al conduttore e continuano a essere presenti nella vita della piccola Stella. Antonella, in particolare, ha un legame speciale con la nipote, a cui si rivolge con affetto chiamandola amore mio. La famiglia di Fabrizio Frizzi, nonostante la sua assenza fisica, è unita e forte, pronta a sostenersi reciprocamente e a mantenere viva la memoria di un uomo straordinario che ha lasciato un segno indelebile nel cuore di tutti.